due appuntamenti da ascoltare perché con Rossana daremo i consigli utili per Natale, per l'acquisto di libri per bambini e ragazzi, e con Raniero invece approfondiremo un tema sindacale. Bene, noi andiamo avanti con un altro po' di musica e tra poco lo spazio dedicato alla rassegna stampa. Rimanete in ascolto. The sun into the water now. Oh, I'm coming down like a dove into a world of shells. Oh, I'm coming down like a dove. Oh, like a dove. Oh, I'm coming down like a dove. Oh, like a dove. Oh, if you catch me, I won't need to fall. Oh, if you catch me, I won't need to fall so far. 'Cause I see you now, holding your pain, drawn in a frown. And I do feel you now, like you're a part of me somehow. And I hear you now, holding your pain without a sound. Oh, well, I would be with you now, we would be smiling dawn. Oh, well, I'm coming down like a dove. Oh, like a dove. Oh, if you catch me, I won't need to fall. Oh,
if you catch me. I won't need to fall so far, 'cause I learned I can fly. Oh, as I learned I can fall, I learned I can fly. Oh, as I learned I can fall. Oh, bene, allora leggermente in ritardo, eccoci giunti allo spazio dedicato alla rassegna stampa sulle prime pagine dei giornali oggi in edicola. Tanti gli argomenti anche di cronaca che vengono affrontati. Torna il tema della Boschi e del fallimento di alcune banche regionali, tra cui appunto Banca Etruria. Non ho autorizzato nessuno ad occuparsi di banche, dice Padoan. Durante la sua audizione in commissione sul caso Etruria. È tutto chiarito, replica Matteo Renzi, mentre altri ministri Delrio, per esempio, restano spiazzati da questa affermazione. Oggi l'audizione del governatore di Banca Italia Visco, le sue dichiarazioni e quelle dell'ex amministratore delegato di Unicredit Ghizzoni potrebbero essere decisive. Boschi, Zavorra, il PD, titola l'Huffington Post. La notizia di cronaca riguarda un ex ministro, l'ex ministro dei trasporti e dell'ambiente parlamentare di Forza Italia, Altero Matteoli, è morto ieri a 77 anni in un incidente sulla via Aurelia che avrebbe voluto trasformare in un'autostrada. L'altro argomento è la web tax, la tassa sul web si ridimensiona passando dal 6 al 3%, è escluso comunque l'e-commerce. Intanto la Commissione europea mette sotto osservazione IKEA, come abbiamo sentito anche dal nostro GR, per sospetti aiuti di Stato. La Philcams scrive
all'ambasciatore svedese per chiedere un ripensamento di Ikea sul licenziamento della dipendente e soprattutto sulle reazioni sindacali rispetto dei diritti. Sempre nel mondo imprenditoriale, fallimento per la Borsalino di Spinetta Marengo in provincia di Alessandria. La decisione del giudice è arrivata contestualmente al rigetto della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata a settembre. La seconda volta che il tribunale interviene sulla procedura, la prima risale un anno fa con la revoca della procedura concordata. In quel caso però la sospensione della procedura non aveva portato alla sentenza di fallimento, che in questo caso fissa un paletto pesante sul destino industriale di Borsalino, storico brand di cappelli conosciuto in tutto il mondo e molto amato da Hollywood. Contratti pubblici, riprende la trattativa, ne parla Andrea Bassi sul Messaggero. Nel rinnovo del contratto degli statali spunta un bonus extra per i redditi più bassi. La novità è stata inserita nell'ultima bozza di accordo tra i sindacati e l'ARAN, l'agenzia che per il governo siede al tavolo della trattativa. E a questo punto potrebbe accelerare e arrivare a conclusione nei prossimi giorni. Per domani pomeriggio il presidente dell'ARAN Sergio Gasparrini ha convocato una riunione plenaria con tutte le sigle. Ci saranno CGL, CISL e UIL, inoltre CONFSAL, CISAL, USB, CGS e le organizzazioni sindacali di categoria. Ne parla il Messaggero. Sul Corriere della Sera Mario Sensini parla di un giro di vite contro l'assenteismo negli uffici pubblici. Un'altra ancora notizia di cronaca, si chiama Marica Branchesi, è un'astrofisica, lavora nei laboratori del Gran Sasso. Per i suoi studi e le sue scoperte sulle onde gravitazionali è stata inserita nella top 10 dei personaggi della scienza del 2017 dalla prestigiosa rivista Nature. Sul Corriere della Sera racconta il suo lavoro e i suoi studi. E, sempre per parlare di lavoro e di donne, Luisa Grioni, un articolo su Repubblica, fa il punto sull'applicazione dei dettati costituzionali nel trattamento retributivo tra donne e uomini. Lavorare, guadagnare il giusto e comunque non meno di quanto necessario per assicurarsi una vita libera e dignitosa, garantendo tali diritti a tutti, uomini e donne. Così era scritto nella Costituzione d'Italia del dopoguerra, intendeva agganciare la svolta industriale e impostare la crescita economica e sociale del paese. Ma 70 anni dopo, una discreta parte di questi tre principi non è ancora stata realizzata. La disoccupazione viaggia a un tasso superiore all'11%, che diventa 34,7% nelle fasce giovanili, e il precariato ha spezzato il legame tra retribuzione, quantità e qualità del lavoro svolto, come l'articolo 36 della Costituzione vorrebbe. Scrive appunto Grion a pagina 4 di Repubblica, con un commento di Chiara Saraceno: colpa della crisi economica, certo, ma i problemi della crescita non spiegano tutto, non spiegano per esempio perché manchi ancora all'appello la piena realizzazione di un principio che nei contratti ha dato per scontato, il fatto che la donna, come indica l'articolo 37, a parità di lavoro debba avere la stessa retribuzione che spetta all'uomo. Dunque, vediamo qualche titolo, cominciando dal Fatto Quotidiano. Pure Padova in guai alla Boschi, mistero sul ricatto a Unicredit. L'ex ministra incontrò anche il numero 3 di Banca Italia. A centropagina il tema dell'eutanasia: la mia Irene condannata dalle leggi a un'atroce fine, parla il marito di questa giovane morta a 28 anni per tumore. Libero, bastardi islamici, si può dire, il giudice assolve Libero per il titolo. Sconfitte le comunità musulmane che ci denunciarono perché si erano sentite offese. Noi ce la siamo presa soltanto con i terroristi che avevano torturato e ucciso senza pietà 130 persone a Parigi in nome di Allah. La Verità: soldi in euro al padre della Boschi. Il Giornale invece apre con una fotonotizia, la foto dell'ex ministro Altero Matteoli, morto appunto in un incidente ieri. Ciao Altero, e questo è il titolo del Giornale. La Repubblica: la prima web tax, banche, Padoan gela Boschi. E poi La Stampa: il Movimento 5 Stelle apre al PD ma senza Renzi. Il Messaggero: nomine, prove di larghe intese. Vediamo il Manifesto: Conti
aperti la foto di Banca Etruria. Boschi ha fatto tutto da sola, mai autorizzato venire.